chiediamo ai tifosi cosa si aspettano dalla partita. Finalmente, dopo tanti anni, un derby dove i 3 punti saranno pesantissimi. Noi sicuramente stiamo andando lì per prenderci appunto questi 3 punti e mandarli in Serie B, in crisi nera. Un pronostico? 3-1 a palla centro. Da tagliare, Benussi a mani aperte, la toglie dall'angolo, ancora Donati, la spinge lui sulla destra per Morganella, prova ad andare invece Morganella, traversone basso a cercare Vicoli, area di rigore, si gira con il destro, tiro, gol, Fabrizio Vicoli, 1-0, 9 minuti, 22 secondi, la palla dal limite dell'area, con il magico destro del capitano, incastonata letteralmente nell'angolo alto alla sinistra di Andújar, che nulla ha potuto. Tiro violento, Benussi con i pugni, bravissimo. Brienza nello spazio, area di rigore, Franco Brienza, ancora lui, il dribbling, il destro, il tiro, traversa, clamorosa. Sinistro morbido, Benussi, la paratissima. Truno con Spolli, gli gira attorno, verso della rigore, poi prova a entrare in rigore, gira l'angolo, Brienza, scarica per il sicettino, Josip Ilicic, che ha segnato con il piede destro, non è il suo piede. Lo può battere in velocità, Ilicic lo punta, ancora Josip, parla di rigore, si batte la palla sul destro, Ilicic, la sterzata, il sinistro, gol, Josip, Ilicic, 3-0, 14 minuti, 20 secondi. Sentino per
Benuzzi, la blocca la inchioda. Lodi col sinistro, pallone teso e la palla in rete. Che punizione di Francesco Lodi, strepitosa punizione di Lodi. C'è solo Brienza, palla in mezzo, la parte vuota Marcanella e la palla salvata sulla linea. Finita, è finita, è game over al Barbera. Il Palermo batte il Catania per 3-1, si aggiudica l'81esimo derby della Sicilia, sale a 14 punti in classifica, vince una bellissima, splendida, magnifica, fantastica partita giocata splendidamente da entrambe le squadre. Un pronostico? 3-1 a palla centro.